Salve a tutti ragazzi, qui è Sam, siamo tornati con Grim Fandango, siamo già alla nona puntata di questa serie. Nella scorsa puntata Salvador Limones ci aveva avvertito che stiamo per cadere in un agguato dei falsi agenti della dogana, quindi andiamo dentro la Guardia nave. Marina. Tutto il nostro equipaggio è stato Oh no. germogliato. Tipo la morte, la seconda morte dei morti, possiamo dire così, scusate il gioco di Non può parole. essere vero. Ehi, è qui dietro, prendilo! Dogana, aprite questa porta! Dobbiamo controllare i vostri bagagli. Non preoccuparti, capitano. Qui siamo al sicuro. Ok, piazziamo gli esplosivi e poi fuori di qui. Oh, guardate la faccia di Glottis. Proviamo a parlare con lui. Non si può parlare con lui. Va bene. Quindi, qua ci sono delle leve. Proviamo. Non succede nulla, proviamo così. Neanche. Ok, quindi dobbiamo forse incastrare come si chiama? Le due ancore. Ok, quindi abbiamo incastrato le due, come si chiama? Eccole, le due cose, le due ancore dopo un po' di tentativi. Vediamo se possiamo tirarle verso di noi con la falce. Sì, proviamo con la falce. È l'unico oggetto che possiamo utilizzare, quindi usiamo la falce. Ok. Bene, ecco fatto. Quindi adesso proviamo a tirare il bottone che fa tirare l'ancora dall'altro lato in modo tale che riusciamo a spaccare la cabina. Ok. Glottis, copriti le orecchie. Cos'è stato? La linea tratteggiata, amico. Quindi adesso? Abbiamo spaccato la nave a metà, forse. Non ci arrivo. Quindi proviamo a ritirare. Se armeggio ancora con queste ancore, rischiamo di affondare con tutta la nave. Se armeggio ancora con queste. Proviamo quindi a continuare ad usare. Ok, ce l'abbiamo fatta. Così, molto a caso, signori. Ci siamo salvati e abbiamo fatto affondare i tizi. Ma siamo affondati pure noi. Povera nave, era veramente bella, era modificata molto bene da Glottis. Siamo sott'acqua e sono vivi i nostri personaggi. Grande Glottis, grande Manny. Ehi, basta così, marinaio. È facile da dire, tu non hai i polmoni. Sei sopravvissuto senza il cuore una volta. Adesso puoi vivere senza aria per un po', almeno finché non capisco cosa fare. Attento, brode capitano. Qui, nelle oscure profondità del Mar dei Lamenti, vivono i mostri più orribili. Gli spaventosi demoni degli abissi ti inghiottiranno nell'istante in cui ti allontanerai dalla luce. Ascolta il mio avviso.
Oppure allontanati di qui e scoprilo da solo. D'accordo, d'accordo, ti credo. Però basta con la voce da oltre oltretomba, eh? Non possiamo... Ne arriva uno! Amico! Eh? Chi? Oh, maledizione! Un altro naufragio! Vedi? Ecco perché non viaggio mai in nave! Vabbè... che cosa possiamo chiedere? Se ci può, se può aiutarci, perché comunque dobbiamo riuscire ad arrivare nell'isoletta in cui è stata lanciata la povera Mercedes. Abbiamo avuto un piccolo incidente. Potresti darci una mano? Dipende da che genere di aiuto vi serve! Sì, facciamoci dare quella luce, così ci salverà dai demoni di cui narra Glottis. Ci presti quella luce un minuto? Mi dispiace, ci sono attaccato. Vabbè, allora vediamo se possiamo venire con lui. Potremmo venire con te. Beh, una bella camminata. Non abbiamo scelta. D'accordo, allora. Alzate i tacchi vicini alla mia lanterna e cercate di cantare a tempo. Questa lanterna qua ancora brillerà. Questa lanterna qua ancora brillerà. Questa lanterna qua ancora brillerà. Brillerà, brillerà. Siamo tornati a punto di inizio, quindi che cosa dobbiamo fare? Non lo so. Credo che questa sia la nostra nave. È un brutto scherzo che il mare gioca alla tua mente, figliolo. Dopo un po' tutto sembra uguale. È come se camminassi in cerchio. Beh, non è il miglioramento che avrei sperato. Oh, beh, il lungo cammino dell'anima non è per tutti. Vabbè, puoi parliamo di tutto perla. Con lui a questo punto. Tu credi alle vecchie leggende, vero? Credi davvero che da qualche parte in questo oceano ci sia una enorme perla così luminosa da poter essere vista dalle navi di passaggio? E a volte i marinai sono così affascinati da quella luce da gettarsi in mare per raggiungerla? E di loro non si sa più nulla? Sì, e credo che sia proprio... Bah, ho percorso questo oceano per anni e non l'ho mai vista. Effettivamente Manny ha ragione, perché la perla, quella cosa luminosa, la vediamo pure noi ed è in fondo allo schermo. Però signori, noi continuiamo a fare le domande al tizio che abbiamo incontrato, che è un po' pazzo, diciamo così. No, sul serio, la perla è proprio laggiù. Povero imbecille, quella è la luna! Non mi dirai che sei venuto fino a qui per pescare la luna? Vabbè, lasciamolo stare questo, secondo me non ha nient'altro da dire. Non voglio interrompere. Ok, ci si vede in giro. Questa lanterna qua ancora brillerà. Questa lanterna. Proviamo qua a prenderla. Provo a dare delle. Molla, molla. Che dovrei farci con questo? Seguimi. Dove mi stai portando? Sulla luna. Manny? Quella è... La perla! Olè! Sapevo che l'avrei trovata prima o poi. Sono ricco, 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 ricco! Sta succedendo qualcosa. Manny, cosa succede? Non lo so. Non mi piace il modo in cui mi guarda. Finché quel mostro mi guarda, laggiù non ci vado. Proviamo ad andare da questo lato, vediamo se è giusto. Qua no. Chissà se quello che faccio è giusto, però proviamo a giocarcela così. Qua c'è una pietra rossa. Giù le zampe, molluschi. Ehi, lasciala!
Ehi, lasciala! Ehi, dove vai? Non puoi lasciarmi solo! Torna qui! Sta ritornando. Sembra che siamo diretti a sud. Ma non c'è niente ai confini del mondo, tranne... il confine! Manny? Non chiedermelo, Ciccio, non lo so. Quindi questa piovra prende i marinai che affondano nel mare e li riporta qui a lavorare in questa cava. Quindi questa abbiamo fatto una bella scoperta. Non sappiamo se sarà importante in futuro, però vediamo qua. Lottis, mi infilerò lì dentro per cercare Meji. E se ritorna la piovra mentre non ci sei? Dalle un pugno in un occhio e rubale il sottomarino. Stupida piovra. Quindi proviamo un po' a salire questo nuovo posto. Vediamo un po' qua cosa c'è. Questa porta è chiusa. Qua è chiuso, quindi andiamo qua. Sembra essere tipo un'industria. Qua è un ufficio. Che cazzo? No, Manny, non è il momento della sigaretta. Ok, grande Manny. Doveva solo provare il suo... Qua c'è una porta. No, e così si esce. Là ce n'è un'altra. Oh, ragazzi, forse abbiamo trovato Mercedes. Manny, che cosa ci fai qui? Volevo vedere come andava il tuo viaggio, angelo mio. Sono il tuo agente di viaggio o no? A proposito, grazie per quello champagne che mi hai mandato. Mi ha davvero colpito. Cercavo di avvisarti, ti stavi cacciando in una trappola. Domino mi usava come esca, non volevo che ti facesse prigioniera come me. Prigioniera? Dov'è la tua cella? O dividi il letto con il direttore? Se è questo che pensi di me, allora perché sei venuto? Perché questo è il suo posto, qui a lavorare per me. Sapevo che saresti venuto, giusto o sbagliato, Manuel Calavera sta sempre con la squadra vincente, vero Manny? Ecco perché sei qui. Me ne andrò da questo scoglio e giuro che porterò tutti insieme a me. Non c'è uscita dall'isola, Manny. Credo che tu sia bloccato qui nel mio piccolo programma di addestramento. Vedi, ho bisogno che tu prenda il mio posto. Io devo tornare in città dove si muovono le fila. Scusa, Manny, ma dovevo entrare. Mi si raggrinziva la pelle. Lui non mi serve. No, Lottis, no. Ti ridurrò in briciole per questo, cabron. Dopo, forse. Per ora lascia che ti mostri il tuo nuovo ufficio. Attenta, Bibi! Il nuovo boss si sta svegliando. Va bene, ragazzi, quindi è stato un po' un colpo di scena per tutti. Siamo arrivati qui ai confini del mondo. Glottis è stato buttato nel mare. Abbiamo ritrovato Mercedes e Manny si ritrova a capo di questa struttura. Sinceramente la cosa mi ha lasciato di stucco. Sono un po' così frastornato in questo momento, però credo che il nostro Manny si vendicherà di ciò. Ed è stata proprio Mercedes a buttare lo champagne mentre Manny tentava di salire a bordo della nave. E ragazzi, io questo ve l'avevo detto, Manny secondo me ha fatto uno sbaglio e si è rivelato che avevo ragione. Però ragazzi, quindi però siamo qua. Se la serie vi piace, lasciate un like. Alla prossima.